Amiche e amici di Video Radio Channel, un saluto da Mauro Cerulli. Questa volta vi parlerò di un argomento un pochettino particolare. Vi parlerò di massoneria. Io ho studiato molti testi antichi, esoterici, tra i quali ovviamente vi sono anche dei rituali massonici che risalgono al secolo XVIII e anche prima. Un amico, io l'ho sempre fatto così per diporto, ma un amico che si tratta di Fortunato Guerra, che è un matematico napoletano che vive in Romania, che mi ha convinto a pubblicare alcuni studi su questi rituali massonici. E Fortunato si è dato da fare, ha assemblato il mio lavoro e ne sono usciti 3 volumi. Abbiamo pubblicato un primo volume dedicato alle origini del rito scozzese americano. Sono i rituali originali del rito scozzese di Charleston del 1801 e di New York della giurisdizione nord, e sono quelli che sono stati portati poi in Europa nel 1804 da Grace de Tilly. Il libro ha avuto un certo successo e abbiamo fatto un secondo volume dedicato agli altri gradi del rituale. E diciamo che è stata un'opera abbastanza complessa, ma siamo riusciti a ricostruire tutto il corpus rituale del rito scozzese antico ed accettato delle origini. A questo punto i lettori ci hanno chiesto: ma non ci dite niente sulle origini dei primi 3 gradi? E allora ci siamo messi a lavorare, abbiamo recuperato testi in mezzo mondo, a Parigi, ad Amsterdam, in Inghilterra, nel Galles, e abbiamo creato un terzo volume, che è questo qua, che come vedete è molto spesso, perché racconta delle origini dei primi 3 gradi della massoneria simbolica o allegorica. Abbiamo trovato testi molto antichi e poco diffusi, ma oggi con internet e con le biblioteche virtuali si possono raggiungere risultati che fino a pochi anni fa erano impensabili, perché si possono mettere a confronto versioni differenti di testi e vedere quale sia quello più antico. A volte ci sono dei testi monchi che vengono assemblati con altri e vengono ricostruiti per poter avere un testo completo. Questo lavoro si chiama restituzione. E abbiamo anche fatto un quarto volume, che semmai ne parleremo la prossima volta, che riguarda la massoneria dell'arco reale, soprattutto per quanto riguarda sia dal punto di vista dell'Inghilterra, sia per quanto riguarda i rituali di matrice egizia. Tornando a questi testi, chi li ha potuti esaminare si è accorto che c'è una profonda differenza fra questi testi antichi e quelli oggi moderni. Ecco, se qualcuno è interessato a questa materia, confronti i testi moderni con quelli antichi e scoprirà delle verità inaudite, come ad esempio che la massoneria delle origini era profondamente cristiana, cosa che oggi non è più. Un caro saluto e a presto. Arrivederci.